faremo il cassone. Non è una parolaccia. Non è altro che una sorta di piadina che viene farcita prima di essere cotta, e quindi è una cosa spettacolare. È praticamente un calzone che però ha l'impasto della piadina. Piadine che abbiamo fatto già, vi lascio il video qui. Queste qui secondo me sono più sfiziose. È un'idea per fare una cena di quelle proprio che ti esce la bavetta, però è molto veloce e molto semplice. Io direi di entrare nel vivo della preparazione, ma prima vediamo nel dettaglio cosa serve. Per tre piadine da circa 130 grammi avremo bisogno di 250 grammi di farina 00, 125 grammi di acqua, 50 grammi di strutto e 5 grammi di sale. Ciotola capiente, acqua, sale. Aggiungo una prima parte di farina. Aggiungo lo strutto che ho ammorbidito al microonde e il resto della farina. Mi trasferisco sul tavolo e impastiamo per un 5 minuti. Dopo aver impastato per 5 minuti, facciamo una pallina, copro, lascio riposare 5 minuti e dopodiché completo l'impasto. Adesso formo un salsicciotto e taglio 3 pezzi. Appoggiate la pallina così e andate a chiudere l'impasto su se stesso, quindi così all'interno. Pinzate con le dita, girate e avete la pallina. Le nostre palline sono pronte, si sono rilassate. Vado di semola rimacinata, do una schiacciata lieve, mi raccomando manteniamo sempre il cerchio. Dobbiamo fare appunto come se fosse una piadina classica, quindi mattarello, però non dobbiamo stenderla troppo sottile, la facciamo un po' più ovale, quindi un po' più giusto? Come se fosse, guarda, un uovo, la testa di Giovanni sembra questa. Ora, a questo punto io aggiungo della mozzarella, questo qui è filone di mozzarella, quindi scegliete un formaggio asciutto. Vado a sporcare con della salsa di pomodoro, in questo caso ciliegino, comunque sia deve essere una salsa anch'essa asciutta, quindi vi sconsiglio il pomodoro pelato. Ci creiamo un po' di, è giusto, e andiamo a chiudere come se fosse un calzone. E sigilliamo per bene con le dita. Ed ecco qui, pronto. Preriscaldiamo una padella, la portiamo intorno ai 160 gradi, 180. Potete utilizzare questo simpatico arnese, link in descrizione. Abbassiamo la fiamma e andiamo a cuocere il nostro cassone. Ecco, andiamo ad adagiare così. Allora, dopo circa un minutino, ora vediamo che si colora, lo andiamo a girare. La fiamma deve essere un po' più bassa rispetto alla piadina classica, perché appunto c'è il formaggio che deve sciogliersi per bene. Nel frattempo comunque sia porta un po' di umidità, quindi dobbiamo assicurarci che la piadina sia perfettamente cotta. Dobbiamo andare a cuocere questa parte qui, quindi dobbiamo mettere il nostro cassone in piedi. Ok picciotti, cassone pronto, adesso siamo giunti alla prova del taglio e dell'assaggio. Sembra un po' una pizza, tutto quel sapore della pizza. Picciotti buonissimo, cioè io non ne potrei mangiare perché la mozzarella, diciamo, ultimamente mi sta distruggendo, però è buonissimo, ne vale la pena anche stare male. Picciotti, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto, ricetta veramente veloce ma sfiziosa. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram, di attivare la campanella e di condividere il video con i vostri amici. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!